Siamo giunti all'undicesima puntata di Attack on Titan. Siamo anche quasi giunti alla fine di questa prima parte della quarta stagione, perché vi ricordo che alla sedicesima puntata ci sarà una piccola pausa, non so quando riprenderemo, però intanto ci stiamo avvicinando alla fine di questa prima parte che voglio proprio vedere dove andrà a parare. Quindi, vabbè, detto questo, vediamo cosa succede in questa puntata. Come sempre, tanta curiosità. Ecco, iniziamo benissimo. Che succede? Non abbiamo neanche iniziato. Benissimo. Cazzarola. Stava facendo una finta. Per l'amor di Dio. Sono usciti fuori così. Cazzo, c'era una guardia in questa prigione. Questo c'è sempre gli incubi ogni volta che si sveglia. Non è la prima volta che succede. Bella questa. Quindi è proprio ben disegnato qua. Guardate il laghetto. Questo sfondo molto. Da quadro quasi. Bello, veramente bello. Non voglio dirlo. No! Beh. Vedi come sono gentili gli aldeani. Ma no, è completamente esaurita Gabi. Completamente. Ma lui, vedi, Falco riesce a ragionare molto di più di lei. Cioè, porca di quella puttana. Siamo, diciamo, in territorio nemico, dal loro punto di vista. Cazzo fate tutto sto casino? Cioè, lei fa tutto sto casino. Vogliono tutti la libertà di Eren, ovviamente. Ma infatti, secondo me stiamo perdendo un sacco di tempo, cioè. Secondo me sono un bel po' di puntate che stiamo fermi inutilmente. Credo, poi non lo so. Cioè, no, inutilmente, hanno dovuto spiegarci delle cose, quello sicuramente. Però, boh, si poteva procedere secondo me a questo punto. Processare addirittura per aver divulgato informazioni su Eren. Ma stiamo un po' esagerando, ma che cavolo serve mettere in prigione gli altri, Eren? Siete tutti dalla stessa parte, non è che avete obiettivi diversi. Boh. Tuo peccato è troppo grande. È questo che insegna a Marley, attenzione perché gli è sgamati. Ah. Che cazzo vuole fare? Il demone ha mostrato la sua vera forma, ma che cosa è pazza? È pazza. Ah, ma questa è la bambina che fu salvata da Sasha. I peccati degli antenati commessi 100 anni fa, ma che cazzo c'entra?
Quali peccati stiamo commettendo noi? Mia madre si è uccisa 4 anni fa. È impossibile. Che gli rispondi, ma? Attaccati al cazzo, Gabi. Meno male che c'è Falco a dire la cosa giusta. Se fosse ancora viva, non avrebbe mai lasciato due bambini senza un posto dove andare come voi. Sì. Sasha era una grande. Voglio essere come... Bella. Bella. È la Madonna, è Geno sgamato Zeke. Come cazzo è possibile? Crediamo che Zeke sia stato alleato con le forze nemiche di Paradis. E si è fuggito su loro di G... È la Madonna! Che cazzo di conclusione incredibile. Quindi... Quindi... Non possono aspettare tanto per attaccare. Ecco, non possiamo aspettare. Devo attaccare subito. Benissimo. Benissimo. Ok. Dunque, puntata interessante, soprattutto per quanto riguarda Gabi e Falco. Spero che Gabi inizierà un po' a capire di più la situazione, che si svegli un pochettino di più. Falco, devo dire che da questo punto di vista... molto molto più sveglio di lei, o comunque più ragiona un po' di più, insomma, il ragazzino. E, bisogna attaccare, cioè mi sa che è arrivato il momento di attaccare e basta, ormai non... cioè, che cazzo dobbiamo aspettare sinceramente? Siamo all'undicesima puntata, mancano 5 puntate, io sinceramente non so queste 5 puntate adesso come si evolveranno, ma vabbè, qui hanno detto che attaccheranno, almeno per quanto riguarda Marley. E potrebbe essere proprio questo la sorpresa nei confronti di Paradis, perché Paradis mi sembra che stiano perdendo un po' tempo sull'isola, mentre questi sono stati attaccati ma devono attaccare subito per non perdere altro tempo, per non dare il tempo a Paradis di organizzarsi. Quindi secondo me tenteranno un attacco già dalla prossima puntata, spero, anche perché ripeto mancano 5 puntate, poi è vero che questa è la fine della prima parte della quarta stagione. Però in 5 puntate, cioè, non è che possono continuare, secondo me, a fare tutte queste chiacchiere, no? Perché poi alla fine ormai non c'è più un cazzo da dire, sinceramente. È arrivato solo il momento di lottare, di, insomma, arrivare alla battaglia finale. Quindi penso e spero che dalla prossima inizieranno ad attaccare, almeno per quanto riguarda Marley. Almeno questo è quello che Reiner ha fatto intendere alla fine della puntata. Quindi, bella puntata, come sempre, anche se secondo me... dovrebbero attaccare subito, dobbiamo un attimo accelerare di più il ritmo. Sono 3-4 puntate che alla fine interessanti, perché comunque devono spiegare delle cose, ma secondo me a questo punto direi che è giunto il momento di passare all'azione. Ci vediamo settimana prossima con la 12ª puntata. Siamo quasi alla fine di questa prima parte, speriamo di non dover aspettare troppo per la prossima, ma comunque settimana prossima con la 12ª. Niente ragazzi, vi invito a seguirmi su Twitch dove possiamo discutere, approfondire della puntata. E niente, un saluto a tutti e settimana prossima con Attack on Titan. Ciao a tutti.